la visita dei bambini riveste una fondamentale importanza ai fini della prevenzione dell'ambliopia, o meglio conosciuta come occhio pigro. Noi sappiamo che lo sviluppo della funzione visiva avviene entro i primi 6 anni di vita. Pertanto, l'inquadramento e la diagnosi di patologie, alterazioni della motilità, strabismi o difetti di vista elevati che possano provocare questo ritardo nello sviluppo della funzione visiva è essenziale. La visita nel bambino prevede una strumentazione abbastanza semplice, ma tantissima pazienza per riuscire a entrare, come diciamo noi, in confidenza col piccolo paziente e ottenerne la più assoluta collaborazione.